Vettore, sono attrice, sono brasiliana. Io faccio parte della compagnia Finzi Pasca, è una compagnia di teatro che lavora in tutte le parti, in Europa, in Brasile, facciamo spettacoli da tutte le parti, ma siamo nati in Svizzera, nella parte italiana, e adesso stiamo facendo Nuda, che è un spettacolo nato da un libro di Daniele Finzi Pasca, il regista e autore di questo spettacolo, dove si parla di due sorelle. Due sorelle, una nata vestita e una nata nuda. E quindi è un realismo fantastico, c'è un po' di surrealismo, che è un po', credo che, il linguaggio di Daniele, dove mischiamo recita con musica, acrobazia. Quindi è un po' questo mondo molto onirico, trasognato. È uno spettacolo appassionante, io ho avuto il piacere di vederlo di recente e quindi siamo contenti di essere qui alla Pergola con voi, grazie anzi di questo incontro. È uno spettacolo un po' onirico se vogliamo, ma come dite voi raccoglie un realismo magico. E il titolo riprende proprio da come è nata, credo, una delle due sorelle. Come la siamo tutti noi, Sì, no? sì. La cosa magica è l'altra che nacque vestita e dopo c'è questa dualità, questa contraddizione, che è un po' quello che Daniele vuole parlare, di questa contraddizione tra amare e non amare, essere amato e non essere amato, stare all'ombra di un'altra, fino a che dopo tutto un viaggio lei riesce a aprirsi, a diventare veramente nuda, nel senso che ha sempre coperto questa fragilità e alla fine della storia riesce a stare meglio con questo ricordo di questa sorella e con se stessa. Sì, infatti è uno spettacolo molto dolce, carezzevole e anche pieno di belle suggestioni, belle impressioni, belle emozioni, che un po' credo che anche ciò che portate avanti come teatro, perché visto che è anche teatro delle carezze, della Esatto. dolcezza da un certo punto di vista. Credo che per Daniele è nato questo spettacolo, il suo lavoro nel teatro, quando è andato a Calcutta, ha fatto un lavoro volontario e quindi questo curare, raccontare storia per curare, che è un po' l'essenza di tutto il teatro, no? Però nel suo teatro veramente le storie raccontano sempre di questa fragilità, della nostra fragilità, quindi quando siamo sulla scena siamo uguali a quelli che è seduto, che ci sta vedendo, sappiamo che lì dentro anche c'è tanta fragilità e è quello che vogliamo scambiare per un momento, per parlare di quello che è uguale per tutti noi. Sì, e poi anche però riprendere in mano un po', se abbiamo un destino già contrassegnato, abbiamo anche però una parte che sta a noi per farci il nostro destino, ci guida. Questo è molto forte nel spettacolo, è un po' difficile perché nel libro anche rimane qualcosa di molto misterioso, ma farlo sulla scena è anche più difficile, forse nel cinema sarà più facile ancora, perché sono sovrapposizioni, no? Lui parla di questo destino come se la nostra vita fosse un racconto scritto da qualcuno, da Dio, un Dio drammaturgo, un Dio regista, e siamo sempre dentro di un teatro, come se la vita fosse un teatro e noi tutti personaggi, ma fino a che un giorno uno dice basta, voglio io scrivere il mio destino, quindi Dio si addormenta. Quindi abbiamo questa sovrapposizione della storia della vita dentro di un teatro e c'è questo mondo fuori del teatro che è la vera libertà. Quindi si parla molto della danzare, la libertà, che è anche qualcosa molto misteriosa e molto che ci porta un'ispirazione anche, no? Cosa sarà Sì, danzare la anche libertà? perché poi la grande libertà è proprio all'interno di noi, forse quella è Es la più grande libertà di tutte, arrivare a quella lì, ma ci vuole Io tanto. penso, sai, ogni giorno penso a questo spettacolo prima di farlo, di che cosa stiamo parlando, per cercare di attivare qualcosa dentro di me essenziale. E quell'altro giorno mi dicevo, uno cammina tutta la vita per trovare questa libertà, però sta sempre dentro, quindi Sì. è un giorno che ti apre, no? E Sì, avere anche il coraggio il di tirare coraggio. fuori, perché spesso si ha anche tante troppe paure Esatto. forse, e ci manca il Che siamo linguaggio fatti di anche questo. per poter arrivare a tirare fuori, ad azionare questa libertà che poi forse è l'unica che poi ci fa stare bene.
Perché guarda come imparavo, io mi imparo tante cose con questo spettacolo, adesso ho appena imparato un'altra cosa, veramente, come, perché a volte è tutto lì, no? Per il linguaggio, è quello che abbiamo, sì. Per capirsi, per capire l'altro, quindi credo questo nonno che gli dice deve continuare a danzare, gli dice ma cosa sarà questo, non capisce, cosa sta dicendo il mio nonno, fino a che riesce a accettare a se stessa, io credo, no? Sì. E anche... riesce a amare. Sì, qualsiasi credo sia fondamentale, essenziale. E poi lo spettacolo è bello perché gioca comunque anche con le luci, ma gioca proprio. È uno spettacolo da un certo punto di vista ludico. Sì. E credo che anche rientrare in contatto con questa dimensione della vita non faccia male, anzi tutt'altro, ci aiuta ad alleggerire le nostre... Sì. Giornate a sì. Farcele vivere. La parte estetica è molto importante, lui gioca proprio con gli elementi, anche l'equipe di scenografia, costume, luce, è molto importante per loro queste altre cose che non è solo la parola, quindi scambiano energie, elementi e giochiamo in questo mondo pieno di... è molto surreale, magico. Però la vita è magica se la sappiamo vivere magicamente, se la vogliamo da questo punto di vista. Sogna, quando dormiamo, no, per addormentarsi, credo che questo spettacolo è come trasognato, no? Quando uno si sveglia o quando va a dormire, è il modo meglio di capirlo, credo che, non lo so, chi ha visto, come si è svegliato, che cosa rimane. No? Perché a volte uno è sulla scena e dice è così, è cosa, però io non so che cosa uno il giorno dopo sente, no? Che cosa rimane dentro, quello è più importante. Sì, credo sia fondamentale, anche perché le cose vanno rielaborate. Esatto. Cioè il primo momento, ma poi via via vengono riassorbite dentro di noi e anche ritrasformate. Credo di volta in volta ognuno di noi prende un qualche cosa, quello che al momento gli è utile, mm-hmm. ma poi può essere il passo successivo per vada a rielaborare altre cose che lì per lì non aveva fatto caso. Esatto. Un passo dopo l'altro. Un passo dopo l'altro, guarda quante cose impariamo. E poi sarebbe bella anche la musica comunque, perché sì. Fa parte anche dello spettacolo la musica. Sì, la musica è di Maria Bonzanigo, la scenografia di Ugo Gargioi e c'è anche il video di Roberto Vitalini e c'è il costume di Giovanna Buzzi. Sono gente che lavora molto con Daniele e sono molto abituati a questa sua, diciamo, mitologia personale, questi elementi che possono giocare, che parliamo della morte, parliamo della fragilità, parliamo dell'amore. Della vita. Della vita, nella sua complessità sì. E nella sua contraddizione, che è quello che sì. È quello vero. E forse è proprio in queste contraddizioni che dobbiamo trovare un equilibrio. Perché... Mi stai dicendo tante cose importanti. Perché credo in questo, cioè non esiste una verità né in un estremo né neanche nell'altro, ma nel riuscire... a mettere insieme, a stare quel filo, poi voi siete equilibristi fra l'altro. Oh. Sì. Ma c'è veramente sì. una parte del testo che il nonno dice tu devi cercare di danzare la libertà, è come restare sempre in equilibrio. Sì. Quindi credo che hai capito un po' cosa, hai capito più di me. Non è facile, però l'equilibrio non è mai interamente spesso nel centro, è un pochino qui, un pochino lì, mm-hmm. credo. E poi è anche, cioè a un certo punto ci sono i manichini, sì. E non credo che sia un caso la presenza, sfere e manichini. Sì, credo che parliamo di marionette e sì, manichini, sì. Quindi veramente tante rappresentazioni, no? I manichini, quello che parlavamo, no? Di un attore che dice ma c'è qualcuno che mi... c'è un filo qua, che qualcuno che mi ha deciso per me, no? E quando lei dice proprio che si sente come un... quando comincia a fare troppe domande, si sente come un manichino, no? Una marionetta. E nel finale abbiamo questa famiglia, no? Che arriva e anche quando... cosa mettiamo in ognuno dei nostri...
la famiglia, no? Che sì. A volte la rappresentazione che abbiamo quando sogniamo con qualcuno non è esattamente quello che la persona si sente. Regaliamo valori, no? Ci portiamo valore a ognuno, quindi essere non veri, persone veri, che ci aiuta sì. anche a sognare come vogliamo, come proprio vogliamo bene a qualcuno, lo mettiamo qui e l'altro lì. E infatti poi vi prendete anche spesso per mano. Mm-hmm. Le mani sono una parte importante dello spettacolo. Mm-hmm. Lei, sua sorella, la sì. mano, poi c'è l'abbraccio finale, sì. Sembra quasi delle due parti di se stesse, sì. perché abbiamo anche la contrapposizione dei colori dei vestiti. Sì, esatto. Quindi ci sono tanti, credo, si possono richiamare tantissimi simboli, è uno spettacolo che si può rielaborare in tantissimi modi. Tantissimi, sì. E questo incontro è anche una cosa che non abbiamo detto, che non so se è, non so se è chiara, ma arriva un momento, perché è una scena che c'è tante cose succedendo, quando lui sta volando, questo ragazzo, e lei sta suonando, io le dico che Anna è venuta, che finalmente ho capito il messaggio del nonno di danzare alla libertà. Ci ho provato tante volte, ma lei dice, con chi vorresti cenare questa sera? Lei mi chiede alla sua altra metà, no? Anna chiede, e io dico, non lo so, e lei dice, con noi due da bambini, io vorrei ritrovarci dal punto dove ci siamo persi. E lì per me è un punto, immagina, è trovarci a te stessa bambina, guardando, quindi c'è un momento, immaginare che sono le quattro che cenano insieme. La piccola della Anna e la piccola della Nuda, no? Sì. Quindi anche quello, ritrovarsi dal punto dove ci siamo persi, veramente è una frase che per me mi tocca tantissimo il cuore. Perché infatti noi siamo dentro di noi, ma spesso siamo persi dentro di noi, non ci ricordiamo neanche di essere dentro di noi. A volte forse si recita più di quanto non si creda. Mm-hmm. E forse a volte anche quando uno poi inizia a recitare si ritrova. Esatto. È un po' quell'esercizio dell'attore. Sì. Facciamo un po' per ritrovarsi e anche per dare la molteplicità, per sperimentare la molteplicità, per dire agli altri, tu puoi essere nel modo che vuoi. Ma qualcuno deve dire, no? Sennò sì. la vita diventa... No. Siamo tutti quanti molteplici, perché durante sì. la vita facciamo così tanti ruoli, forse non ce ne rendiamo conto, ci prendiamo anche troppo seriamente, credo. Sì. Forse con vedendoci nell'interpretazione della vita, delle varie parti, forse sì. assumerebbe la nostra vita anche delle connotazioni differenti. Sì. Quindi credo che abbiamo questa rappresentazione un po'... simbologie della santità, ma che è un po' questa spiritualità, questo Dio, sì. dove abbiamo il teatro, si parla molto del teatro, la vita come teatro, e si parla molto anche questo incontro con noi stessi, no? Sì. Quindi io penso che la premessa è un po' quella del quando uno trova a se stesso da bambino e può dire che cosa vorresti fare di diverso. Sì. Ho fatto bene il tuo lavoro, era quello che mi chiedevi. Quindi sì. Perché poi lo spettacolo inizia proprio dicendoci come siete nate. Esatto, è molto confondente anche perché fare nel teatro tante sovrapposizioni a volte è un po' difficile, e credo che Daniele anche vuole essere un po' confondente, perché lui non vuole dare al pubblico una cosa lineare perché il pubblico dica ho capito. Lui dice tu decidi. Prendi quello che vuoi. Sì, anche perché c'è così tanto materiale. Per alcuni credo che è un po' noioso, per altri si diventano proprio innamorati. Io mi innamoro molto, ma so che c'è una complessità testuale, perché anche tante cose succedono. Però sono felice che a voi ci è piaciuto e che è un materiale che potete usare da una forma, no? Sì. In qualche modo. Poi a modo mio, per quello che ho preso, è una mia interpretazione che probabilmente non è né nell'opera né nell'autore, si parla di nudi, ma alla fine dice c'è qualcuno che ci guarda, quindi in realtà ognuno di noi è nudo se crede che c'è un qualcosa al di sopra, perché ci guarda e vuol vedere la nostra nudità, la nostra interiorità, nel senso perché per quanto ci si possa vestire
siamo sempre scoperti per chi sta più di noi, se uno crede in un rapporto più alto con la vita. Questo è molto, è un'interpretazione, sì, però sì, il titolo e l'ultima in mezzo. Sì, la nudità, non che parliamo della nudità dei santi, che è una cosa, ma tipo la vergogna, che anche quando sei nudo non sei nudo, no? Non riesci a stare. Io credo che ho proprio un'identificazione con questo personaggio, perché fingere, no? Fare finta di... sempre è stato un po'... quando da bambina ho capito che potevo fingere un po', non essere trasparente. E parte il titolo è già una provocazione, perché in realtà sulla scena nessuno è nudo, anzi i vestiti sono anche, sono molto belli, semplici, ma anche tra virgolette pudici, esatto, non ci sono parti scoperte, quindi si parla di una nudità, un'altra nudità, no? E riuscire, quello è il punto finale dello spettacolo, riuscire ad essere nudo, trasparenti. Mi piace molto quando lei dice alla fine, no, sono con la Ana, con la mano di Ana sono riuscita a sentirmi nuda, trasparenti, non nascondere mie agitazioni, cioè del cuore, fragili in meravigliosa bellezza. È quello che, quindi per me si parla dell'accettazione, amarsi. No? Bellissimo, grazie proprio. E ora avete le scene. Adesso grazie ancora, in bocca al lupo. Grazie a voi. Grazie.